città di Gallipoli è tra i luoghi più suggestivi del Salento, grazie alla sua configurazione territoriale e al prestigioso patrimonio storico-artistico che impreziosisce il centro storico del borgo. Il mare è il protagonista principale di questa prodigiosa bellezza e le acque vivide dello Ionio incorniciano in un fondale azzurro l'intero abitato urbano. Il nome Gallipoli richiama l'antico retaggio culturale levantino e anticipa nella sua etimologia il genius loci di questa terra, Callipolis, dal greco città bella. Le sue bellezze assumono svariate forme nel nucleo più antico del borgo, arroccato in una piccola isola collegata alla terraferma da un ponte. È nell'alto medioevo bizantino che Gallipoli inizia ad assumere un ruolo strategico all'interno dello scacchiere del Mediterraneo, in particolar modo per il controllo delle rotte del Mar Ionio. Tuttavia è il 500 il secolo di svolta per la vita economica e demografica della città, soprattutto per la produzione e l'esportazione via mare dell'olio di oliva. Ancora oggi è possibile visitare gli antichi frantoi ipogei, per diversi secoli protagonisti dell'intera economia del territorio. Tra questi si caratterizza per la sua notevole bellezza il frantoio ipogeo comunale. Situato sotto gli ambienti di Palazzo Granafei, il frantoio rappresenta un'importante testimonianza del patrimonio proto-industriale salentino, valorizzata dalla presenza delle antiche attrezzature originali utilizzate per secoli per la spremitura delle olive. Per lungo tempo il legame tra la terra e il mare qui a Gallipoli è stato vissuto in maniera intensa e proficua, grazie anche alla sapienza degli abitanti che per secoli sono riusciti a coniugare l'oro verde degli oliveti dell'entroterra con le azzurre rotte del mare. Ancora oggi la vita portuale gallipolina è vitale e laboriosa, a richiamo dell'antichissima vocazione marinaresca della città, proficuamente attiva nel commercio marittimo e nell'attività di pesca. Per questo motivo, a Gallipoli le banchine del porto assumono forme pittoresche, animate dai numerosi pescatori. Nel piccolo mercato ittico, tutti i prodotti freschi del mare sono esposti agli occhi dei visitatori, tra cui spiccano i gamberi rossi, crostacei tipici del mare gallipolino. L'industria turistica attualmente funge da traino all'economia della città bella, potenziata dai numerosi interventi pubblici e privati nel settore dell'accoglienza e della cultura. Le bellissime spiagge che caratterizzano il litorale gallipolino rappresentano un importante polo di attrazione balneare e richiamano ogni anno centinaia di migliaia di vacanzieri. Il centro storico di Gallipoli sorge nel caratteristico isolotto, posizionato a poche decine di metri dalla terraferma. Lungo il perimetro cittadino si innalzano le antiche mura urbiche, scandite da elementi architettonici difensivi come torri e bastioni, realizzati principalmente durante l'Evo moderno. Attraversando Via De Pace si giunge nel cuore dell'abitato storico, dove sorge la concattedrale di Sant'Agata, monumento rappresentativo della religiosità e della devozione gallipolina. La concattedrale di Sant'Agata è un gioiello dell'architettura salentina del 600, impreziosita dagli eleganti e minuti dettagli architettonici che decorano la superficie di Carparo e che mettono in evidenza le nicchie che ospitano le statue di Sant'Agata, di San Sebastiano e San Fausto. Nel suo interno si può ammirare il vasto patrimonio pittorico, distribuito sulla controfacciata, lungo il controsoffitto e per tutto il coro dell'edificio. Il tema pittorico principale richiama le vicende agiografiche di Sant'Agata,
immortalate con grande maestria dal pittore settecentesco Nicola Malinconico. Già dal IV secolo Gallipoli fu sede episcopale, cattedra successivamente accorpata alla diocesi di Nardò. L'edificio è affiancato dal palazzo del seminario vescovile, costruzione settecentesca realizzata in carparo dall'abile capomastro Adriano Preite. Interrompe la continuità architettonica la torre dell'orologio, edificata tra il 1702 e il 1714. Sulla sua facciata si impongono i due quadranti dell'orologio solare e dell'orologio meccanico, mentre nell'ordine inferiore troneggia lo stemma civico della città di Gallipoli, un gallo accompagnato dal motto in latino. Le caratteristiche stradine del centro storico ospitano meravigliosi esempi di architettura tardo-cinquecentesca e barocca, dimora delle famiglie dell'aristocrazia cittadina. Nei vicoli che si intrecciano nelle trame del borgo è facile imbattersi nell'edilizia popolare salentina, in particolare nella sua tipica manifestazione della casa a corte. Passeggiando su lungo Bastioni si può ammirare l'ameno paesaggio della Baia Gallipolina, un vero incanto in cui i palazzi del borgo incontrano l'orizzonte dello Ionio. La devozione religiosa di Gallipoli si esprime nelle forme delle chiesette confraternali, vere testimonianze artistiche della fede popolare. Tipica dell'espressione devozionale mariana gallipolina è sicuramente la chiesetta della Madonna della Purità, adiacente all'omonima spiaggetta. L'oratorio al suo interno mostra lo sfarzo artistico, individuabile nelle pregiate decorazioni a stucco e nei cicli pittorici distribuiti all'interno dell'edificio, che riservano al visitatore anche delle bellezze, per così dire, nascoste. Il pavimento ottocentesco in maiolica si fonde con gli stalli lignei degli ufficiali confraternali, disposti lungo la parete. Magnifica l'effigie della Vergine della Purità, dipinta dal celebre pennello napoletano di Luca Giordano. Il carparo è il protagonista dell'architettura urbana e lo ritroviamo impiegato nella fabbrica della Chiesa del Rosario, fatta costruire dai Domenicani agli inizi del Settecento. Si affianca alla chiesa l'antico convento dell'Ordine di San Domenico, oggi proprietà comunale e importante contenitore della vita culturale gallipolina, alla quale dà un grande apporto il laboratorio urbano Libera l'Arte e il centro di cultura del mare Marea. Nel chiostro sono ancora visibili degli affreschi, pitture che celebrano i santi legati all'ordine dei predicatori, come San Tommaso d'Aquino e Santa Caterina da Siena. Gallipoli, con le sue amabili forme, è una città unica nel suo genere, in grado di unire il fascino dei paesaggi naturali al gusto e all'eleganza dell'arte salentina, in un contesto in cui è forte il richiamo alla tradizione e all'antichità della storia. Il castello è posizionato nei pressi dell'entrata della città e per secoli ha protetto le fortune della città di Gallipoli. È ipotizzabile la preesistenza di un edificio militare già dall'alto medioevo, poi modificato e ampliato come consuetudine dall'alternarsi dei dominatori normanni, angioini e aragonesi. In età spagnola vengono effettuati importanti lavori di potenziamento, come la costruzione del Rivellino a pianta circolare, edificato a protezione dell'ingresso della città e successivamente isolato dal resto della fortezza.
Il castello era protetto da un ampio fossato e l'accesso all'edificio era garantito dalla presenza di un ponte levatoio. Quella di Gallipoli è una struttura militaresca di grande prestigio, funzionale alla protezione della città per una difesa sia marittima e sia terrestre. Al secolo XIX risalgono i lavori di costruzione del mercato coperto, costruito a ridosso dell'antica facciata del castello. Grazie alla recente riqualificazione, gli spazi sono tornati alla pubblica fruizione e animati da bar, mercatini e negozietti. Ad oggi il castello di Gallipoli ospita numerosi eventi culturali nazionali nella sua nuova e importante veste museale. Nel cuore del centro storico gallipolino, negli ambienti un tempo adibiti ad ospedale civico, si può ammirare l'importante collezione del Museo Cittadino Emanuele Barba. Istituito nel secolo XIX, grazie alle donazioni di illustri cittadini di Gallipoli, la grande sala museale ospita numerosi pezzi afferenti alla storia naturalistica e archeologica del territorio. Un viaggio nella storia, a partire dall'epoca messapica sino all'età tardo-antica, nello stile espositivo tipico degli istituti culturali di fine Ottocento. Il museo ospita il gabinetto zoologico del naturalista Emanuele Barba, collezione ricca di fossili ed elementi minerali. Si rimane incantati dalla tradizione e dalla solennità degli spazi del Museo Civico, uno scrigno di cultura in grado di suscitare stupore e ammirazione agli occhi dei visitatori. È importante per la storia pittorica di Gallipoli la Pinacoteca Comunale, sita nelle sale di Palazzo Balsamo in Via De Pace. Qui si conservano diverse tele appartenute alla famiglia Coppola, donate nel Novecento al comune di Gallipoli. Qui è possibile ammirare alcuni capolavori del celebre pittore gallipolino Giovanni Andrea Coppola, vissuto nella prima metà del Seicento. Artista di notevole fama e bravura, il Coppola si colloca tra i maestri della pittura barocca salentina e la sua tecnica raffinata ed elegante è messa in risalto in questa interessante raccolta di opere. L'universo librario e archivistico della città di Gallipoli è racchiuso nelle pittoresche mura dell'Oratorio di Sant'Angelo, oggi sede della Biblioteca Comunale e dell'Archivio Storico. Suggestiva è la scalinata monumentale del tardo Settecento, che sembra perfettamente integrarsi al contesto delle forme sinuose, degli stucchi e degli elementi arborei, che qui hanno assunto le stesse sembianze rococò del contesto architettonico. All'interno è custodito un patrimonio archivistico e librario di grande pregio. Infatti, presso l'istituto si conservano diversi libri stampati tra il 400 e il 500, insieme a un importante patrimonio documentale caratterizzato dai celebri Libri Rossi, testimonianza dei trascorsi politici, economici e sociali della comunità gallipolina. Presso le sale di Palazzo Rocci si può visitare il Museo del Mare, una collezione variegata e imponente di reperti zoologici marini,
con una sezione riservata a diverse specie di cetacei. Il Museo del Mare offre la possibilità di viaggiare liberamente nel mondo della biologia marina, ideale sia per le famiglie che per gli addetti ai lavori. La cultura dello spettacolo a Gallipoli è rappresentata dal Teatro Garibaldi, situato nel borgo antico della città. Fu costruito nel 1825 dal gentiluomo Buonaventura Balsamo, per poi essere acquistato dal comune di Gallipoli nel 1874. L'edificio nel suo interno richiama l'architettura dei teatri all'italiana, adornato elegantemente da stoffe damascate di pregio e corposi stucchi dorati. Il Teatro Garibaldi è un piccolo scrigno dell'arte e della cultura gallipolina, ancora oggi attivo nella sua programmazione di importanti spettacoli di prosa e di cinematografia d'essè. L'isola di Sant'Andrea dista poco più di un miglio dal borgo antico di Gallipoli. La sua fisionomia caratterizza l'intero paesaggio della città, godibile in particolar modo dai lungo bastioni di ponente. L'isola conta una superficie di 50 ettari, si eleva di 2 metri dal livello del mare ed è il cuore del parco naturale regionale Isola di Sant'Andrea e litorale di Punta Pizzo. L'habitat dell'isola è fortemente condizionato da particolari condizioni ambientali, come l'elevata salinità e il bassissimo tasso di umidità del terreno, che provoca fenomeni di desertificazione. L'isola è controllata da un faro della Marina Militare, costruito nel 1866. Di recente restauro, la mole dell'edificio, con i suoi candidi intonaci, spicca su tutto il complesso paesaggistico. Sull'isola di Sant'Andrea trovano riposo varie specie di uccelli, tra le quali è di particolare interesse la presenza del gabbiano corso, specie endemica del Mediterraneo, molto rara in Italia. L'aspetto naturalistico del parco regionale continua nei suoi scenari pittoreschi lungo la parte del litorale gallipolino in prossimità di Lido Pizzo e Lifoggi. Qui l'ambiente sabbioso e costiero assume le caratteristiche peculiari degli habitat umidi e acquitrinosi, creando un paesaggio unico ravvivato dai colori e dai profumi della macchia mediterranea arbustiva. Sono scenografici i litorali sabbiosi della costa gallipolina, scanditi dalla presenza delle antiche torri costiere. Alcuni di questi edifici sono stati recentemente riqualificati dai restauri conservativi e destinati alla pubblica fruizione. Tra queste si colloca Torre San Giovanni la Pedata, posizionata nell'omonimo Lido, che oggi è divenuta sede di un centro scientifico di biologia marina. Silenziosa sembra ancora sorvegliare l'orizzonte, mentre la sua mole cinquecentesca sovrasta l'azzurro dello Ionio, come per ammirare la fantastica bellezza del paesaggio gallipolino.